Buon pomeriggio a tutti. Ecco, Licheri, vorrei sentire subito la sua voce per capire che cosa ne pensa di questa rivoluzione annunciata da Di Maio per l'organizzazione del partito, perché qualcuno dice che come un porre la parola fine a quell'organizzazione invece orizzontale, fluida, ideata da Casaleggio, è così secondo lei? Stiamo crescendo, siamo cresciuti, siamo un movimento che è nato ascoltando la gente, poi siamo cresciuti interpretando al meglio quelli che erano i bisogni del cittadino, ma adesso siamo diventati Stato, adesso siamo diventati istituzione, adesso abbiamo un dovere che è quello di servire per il meglio i cittadini, ma per far questo, siamo diventati adulti, quindi passatemi la metafora, dobbiamo cucirci un nuovo vestito, facendo attenzione naturalmente a non cambiare pelle, a non cambiare quella che è la nostra anima. Di una diversa e migliore rimodulazione, soprattutto nei territori, ne abbiamo parlato anche a Italia 5 Stelle, qualche mese fa a Roma. Se ne discute da tanto e adesso iniziamo questo processo di discussione all'interno della nostra piattaforma Rousseau. Ci saranno dei temi, tutti i cittadini potranno portare il loro contributo, le loro soluzioni, poi faremo sintesi e metteremo in decisione. Il motivo degli ultimi flop alle elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna del Movimento 5 Stelle non sono le regole attuali, che anzi sono quelle che gli hanno permesso di vincere, quindi non è la mancanza della possibilità di fare delle liste con le civiche, che invece è sempre stato un cavallo di battaglia, quello di andare da soli, puri, per i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Lei che idea si è fatta? Avete fatto un mea culpa? Ci sono anche altre cause a cui attribuite quella che sembra una mancanza di radicalizzazione nei territori? E io terrei slegate i due temi, per una semplice ragione. Noi siamo un movimento giovane e voi sapete come il processo di radicamento nei territori sia un processo molto lento. Però sta di fatto che dobbiamo sforzarci di trovare delle formule che ci consentano di avvicinarci ancora di più ai cittadini. Ora, poiché nei territori ci sono gruppi civici tematici che combattono, penso al problema delle disabilità, al problema dell'ambiente, penso al mondo dell'industria, penso al mondo dell'università, penso alla sanità, locale. Ecco, perché non aprirci, perché non fare in modo che questi cittadini, piuttosto che alzare i cartelloni di protesta contro la politica, non diventino essi stessi politica? Il Movimento 5 Stelle, in fin dei conti, in quello che è il suo spirito più autentico, è proprio questo, fare in modo che il cittadino diventi Stato. Questo noi abbiamo fatto. Per rispondere al mio gentile interlocutore, con le politiche del 4 marzo abbiamo attinto dalla società civile, abbiamo attinto poi delle eccellenze, delle autentiche intelligenze alle quali poi noi abbiamo dato gli strumenti per poter venire qui a servire lo Ecco, ma Stato. E questa è rendendo più stata una formula verticistica, riuscita sì, e non rendendo più criticata mai da verticistica la nessuno, tra struttura, l'altro. non si va nella direzione opposta? No, la differenza che passa tra l'essere un Movimento 5 Stelle e l'essere un partito sta proprio nella piattaforma Rousseau, cioè sta proprio nel servirsi di una piattaforma digitale che possa coinvolgere il più possibile i cittadini nelle scelte politiche. Questo noi facciamo, è una cosa bellissima questo di poter addirittura cominciare a discutere tutti insieme su quale nuova struttura, se e su quale nuova struttura possiamo effettivamente proseguire questo servizio civile verso lo Stato, e per far questo però chiediamo ai cittadini di darci il loro contributo. Ecco, agli iscritti del Movimento 5 Stelle, se non sbaglio, perché nella Ah, piattaforma naturalmente chi si Rousseau iscrive alla piattaforma partecipano Rousseau, certo, questi. che è aperta a Ecco. tutti, e vi dico anche questo. Sono tutte persone certificate, la cui naturalmente identità è certificata. Questo vale la pena sottolinearlo. Mentre parlavi, leggevo anche un'agenzia che riguarda il ministro dell'economia Giovanni Tria, che ha detto di reddito di cittadinanza e quota 100 non si è assolutamente parlato nell'Ecofin di febbraio. Il dibattito sulla nostra manovra si è esaurito nelle settimane precedenti. Secondo anche le regole europee, aggiunto, nessuno può entrare nelle scelte di politica economica dei singoli paesi. Non si è discusso in generale della nostra manovra negli ultimi Ecofin, in particolare all'Eurogruppo. Senatore Licheri, riuscirete mai a far fronte a questo scetticismo europeo?
Lo scetticismo europeo è semplicemente il frutto di uno scontro che ormai è chiaro a tutti. Quindi, da una parte c'è una forza conservatrice che in questo momento occupa la governance europea, dall'altra c'è una forza riformatrice, rivoluzionaria, una forza che vuole rivedere l'architettura europea nel suo complesso. Quindi questa contrapposizione prende a pretesto la politica, ma in realtà è una contrapposizione ideologica, è una guerra di potere. Quindi pensate, la Germania ha dovuto ridurre le proprie stime di crescita, le ha dovute dimezzare, dall'1,8 è scesa all'1%. Ma su quello naturalmente non si dice niente. Non parliamo poi della Francia, che in questo momento ha un problema anche di coesione sociale e ha già anticipato comunque una manovra in straordinario deficit, ma anche su questo è calato il silenzio più profondo. Mi fa piacere che Tria abbia chiarito, ve lo dico anche da Presidente della Commissione Politiche Europee, che in Ecofin non si è affatto parlato né di quota 100 né di reddito di cittadinanza, ma mi fa piacere che il vostro corrispondente da Bruxelles abbia riferito come il moltiplicatore che è riconosciuto al reddito di cittadinanza e che porterà una crescita aggiuntiva di 3,5 miliardi, quindi siamo intorno allo 0,2-0,3% di crescita PIL, ecco che questo effettivamente venga riconosciuto. Il reddito di cittadinanza porta un moltiplicatore per una semplice ragione, perché immette naturalmente del denaro perché possano essere stimolati i consumi e per effetto di quel ciclo virtuoso tutto questo naturalmente tornerà indietro in E su crescita questo per il tema il nostro paese. vicepresidente Dombrovskis oggi ha detto sul reddito di cittadinanza valutiamo la sostenibilità dei conti. Non c'è coerenza nel programma che ha fatto 5 Stelle, che ha fatto la Lega con noi. Questo deve Il dirlo al contratto con gli vostro, italiani l'abbiamo questo fatto il deve 4 dirlo al marzo vostro insieme. alleato C'era di la TAV, c'erano le centrodestra. È infrastrutture. certo, chiarissimo. Grazie onorevole Marin, grazie anche Grazie. al Può senatore darmi, Licheri. no, mi Dieci dia però secondi, un 10 secondi perché abbiamo diritto la di replica, pubblicità. perché qui sono state date veramente dei Pochi dati secondi però, assolutamente pochi Licheri. secondi. Guardi, cercherò Prego. di fare del mio meglio. Ma la settimana scorsa l'INPS ha certificato che 200.000 contratti si sono trasformati nel 2018 da tempo determinato a tempo Ma quanti erano quelli indeterminato, a tempo determinato con che un non si più. sono Glielo aperti, che dico si sono subito, non mi chiusi? interrompa, non Con lo il non interrompa, mi no, discutete, però, mi rompi i secondi non per mi cortesia, più discutete. 76,2%. Ci sono Comunque è analizzato. 200.000 persone, per cortesia, Purtroppo non mi c'è parli il addosso, per paese. cortesia, non Purtroppo mi parli addosso, mi lasci questo diritto di replica, io l'ho ascoltato. Sì, ma anch'io Danilo basta. Toninelli la Allora, facciamo settimana finire scorsa Licheri, ha dai. pronto un piano da 19 milioni. Da Toninelli vuole 19. fare il buco del Brennero. No, Siamo sì. seri, Sono siamo seri. piani che State servono bloccando per la realizzare TAV. Ieri opere il vostro ministro entrambi per essere stati con Tria noi. ha Se detto che non discutiamo in siete questo modo cortesi. da Se non casa, sono aperti i purtroppo non ci cortili e capiscono. non Però venite a grazie suonare sia a qui. Marin che Licheri.